Buongiorno tartarughine, supervendita 1246. E il miele l'ha già raccolto, la cera d'api l'ha già raccolta. È un po' di tempo che il gioco mi fa sto scherzo, appena entro lui risulta non esserci, ma c'è. Qui dovresti dare, ok, sta stirpando le erbacce, adesso funziona con le erbacce, no, per cui glielo devo fare io perché altrimenti non pulito, se no va avanti a provarci e qui deve anche... altre scelte, spruzza l'insetticida. Ok, vediamo quell'altro, anche questo era, se no ci sta qui 2 ore se non glielo faccio io. Imposta lo stato del giardinaggio, erbacce pulito, è inutile, cioè. Poi non ho promozioni, cioè alcune carriere non mi danno, anche questo devo toglierglielo io perché è un altro di quelli. No, che evoluzione della pianta. È un altro di quelli che non mi toglie le erbacce. Ok. Adesso spruzza l'insetticida. Ok, la piccolina mi sembrava zozza. Mi sembra. Sì, è zozzarella. Adoro questa cuffietta. E lei è sempre con la testa coperta perché qui siamo in montagna e fa freddo. E la nostra Winter sta ancora dormendo, però adesso ti... Come stai? Oh, hai già dormito abbastanza, Gioia, hai fame, vai a mangiare. Tuo marito ha preparato un sacco di cose buone. Vediamo qui se c'è qualcosa dentro. No. Ha fatto un sacco di cose buone perché lui per andare avanti nella carriera apri. Ah, se lo prende da sola. Volevo vedere se ha messo tutto in frigo quello che ha preparato. Allora qui c'è. Ah, ecco, si è presa questo, l'arrosto, poi ha fatto il chili, ha fatto chiao miao la colazione lì e ok, mangia e poi mi butti via il cibo avariato. Allora, bravo il nostro Darren. Lui oggi è in ferie, lei va a lavorare alle 15, quindi adesso la mando a cosa vuoi? Cosa vuoi? Perché c'è lui davanti. Ok, allora lo facciamo pulire a lui il frigo, che lui sta mangiando, poverino. Dai, dopo la mando a fare un po' di snowboard perché lui non lavora oggi, è in ferie, ha raggiunto tutto, ma come vi dicevo prima, alcune carriere, per esempio quella di novembre, non me la manda avanti. Oh, bracciante del ranch, puliscimi sto pollaio? No, 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 no. Oh, cos'è sto pollaio schifoso? Che bracciante del ranch sei? Assegna i lavoretti, cura di cavalli e bestiame. Oh, la bimba è sveglia. Allora, pulisci il pollaio tu e tu, vedete, me lo fa agire, fa tutto quello che deve fare, però ok, piccolina, ok, allora lei è intensa, per cui piange tantissimo, soprattutto quando la mettono a nanna. Va bene, non prenderla in braccio, prendila in braccio tu, prendi in braccio tu e le fai un bel bagnetto. Fai un bagno con la schiuma a Jenny January. Dopo la mandiamo avanti. Ma hai fame? Ha fame Jenny? Eh sì, ha fame. Ah, guardatela, è intensa, proprio urla come una pazza. Dalle da mangiare, dai. Fatti dare. Vabbè, ragazzi, dai.
Non potete farmi così ogni volta che avete a che fare con i bebè, porca miseria. Su, allattala sta creatura. Oh. E allora dalle il biberon, se fai i capricci ti faccio dare il biberon, eh? E dalle il biberon. Cura dei neonati, nutri con il biberon. No, non la metti giù. E mo va a pulire il pollaio. E questa urla, poverina. Allora, fammi vedere. Eh sì che ha fame. No, no, Gioia. Allora, altre scelte. Cura dei neonati, nutri con il biberon. Adesso è pulita? Come ha fatto a pulirla? No, non è pulita. Dai, nutri con il biberon. Vediamo se lo fa, perché qui non fanno mai quello che gli chiedo. E non so se avete anche voi questo problema delle promozioni, non mi arrivano più promozioni per certe carriere. Tu a questo punto sei già pronta, ti metti lì e te ne vai a fare un po' di discese, perché raggiungi la cima, perché c'è tuo marito oggi che si può occupare. Basta. Se ne sta già occupando Darren. Vai, vai a farti una bella discesa con lo snowboard. Tu devi spegnere il fuoco perché hai paura del fuoco. Per cui adesso le fai il bagnetto e poi mi spegni il fuoco. Così ti va via la paura. Questo qui è lui, vero? Sì. E noi andiamo su in cima con la nostra Winter a espertizzarci un po' con lo snowboard o sci. Allora, beh, si sono fatti anche due giorni, sci è 5 e snowboard, dov'è? E snowboard 4, perciò facciamo una bella discesa con lo snowboard. Vai tesoro, vai che siamo tutti con te, ti auguriamo una discesa stupenda. Oh, là, vediamo se può fare la pista media difficoltà, non credo. Non credo. Sì, può andare. Vai sullo snowboard, continuamente, vediamo se riesce a fare sta pista difficoltà media. Primo bagno con la schiuma sbloccato, molto bene. Dov'è lei? T'ho detto, ma mi senti quando no? Devono essere tutti sordi i miei. Ah, ok, facciamo bassa intensità. Con sto pallone Winter, sempre col pallone. Oh, vediamola un po'. Dobbiamo vederla così. E vediamola sullo snowboard. Vai, amore mio, vai. Ok, vediamola. Seguiamo. Oh, sta facendo bassa intensità, però se la cava, è solo a 4. Che brava. Beh, lo slalom salta qualche bandierina ogni tanto. Vediamo l'arrivo. Non è nemmeno caduta. Bellissimo. Vediamo lui. No, no, Darren, tu non vai a dormire. La bimba è pulita adesso, vediamola un attimo. Sì, ha sonno, bene, è pulita, nutrita. Il pollaio è pulito. Ma il bracciante, cioè non fa una cippa. Tu raccogli le uova, che ne abbiamo 2000 di uova. E assegna, raduna e spargi il mangime, probabilmente gliela. Oh, che tenero il bracciante! Abbraccia il gallinone. Dobbiamo dare i nomi al gallo nero. E poi quanti polli ci sono qui? Galline, due, ok.
Dove sono le altre due galline? In giro per... Ah no, sono qui, fai due coccoline alla capretta. Mungi, e mungi. Vediamo lei. Seconda discesa. Dai, sali ancora. Cos'è che hai? Hai fame? Ordinati qualcosa. Poi... Allora, qui yakisoba vegetariana, vai. Ah, questo ti precipiti subito, per il mangiare? Disgrazie. Dare una scoperta uovo da cova. Ah, ok, adesso mettiamo tutto in frigo, sta mungendo la capretta. Fräulein, dobbiamo dare un nome alle galline. Allora, gallo nero, gallina nera e l'altra dov'è? Manca una gallina all'appello. Mettiamo l'uovo da cova in a covare. Uovo da cova no, tre da cova? Oh là là, uno. Ne mettiamo uno solo per ora, ma la seconda gallina dove diavolo è? Scusate, 3 di 8, galline 2, la seconda dov'è? È incastrata da qualche parte, in giro? Boh, vabbè, non troviamo, abbiamo perso una gallina. Questo lo facciamo raccogliere. Ok, boh, ci manca una gallina. Stai covando? No, eccola qui l'altra gallina. No, è la stessa di prima. Tu non covi? Non mi covi l'uovo, gallina nera, ma che cavolo sta facendo? Dorme. E non mi cova l'uovo. Va bene, sentite, ragazzi, mi manca una gallina e cerchiamo di... Anche questo mettitelo nell'inventario e vediamo. Ah, lei è andata al lavoro, molto bene. Lui è tornato, meno male. Allora, mettiamo le due uova in vendita che sono 60 simoleon, questo in frigo e le due bottiglie di latte in frigo. Abbiamo un uovo all'arancio. L'uovo di cioccolato, ma da dove ci piove sta roba? Boh, io non so. Mi ritrovo proprio... Perché le ha tolto il cappellino? Le ha messo la tutina. La vestita estiva, giustamente. Ok, quindi va bene, dormi ma non all'aperto, ti prego. Fatti un riposino qui, fai un pisolino qui finché dorme tua figlia. Mamma Giad, no! È al lavoro tua figlia, dovresti conoscergli gli orari di lavoro. Ah, mettiamo anche il pesce in frigo. Questa è l'altra ritratto di Laurea. Mamma, sta bambina. Cos'hai da piangere, amore? Piangi troppo. Piangi troppo, tesoro mio. Stai benone, guarda. Cos'è che vuoi? Cos'ha? Sveglia e triste. Eh certo. Allora, guarda i giocattoli. Guarda i giocattoli. Oh, dopo papà ti mette sul pancino. Pietra miliare, fai dei versetti. Altro che versetti, piange sempre, urla. Fai che socializzi con altri sim o un animale di peluche. Ok, parla con papà allora, vediamo. No, no, aiuto, aiuto. È proprio drammatica la nostra Jenny. Aiuto, addirittura aiuto. E lui non sa che fare perché lei urla.
Aiuto, bravo papà. Oh. No, no, non vuole essere allattata. E vabbè. Non ha fame la creatura. Me la faranno diventare buddona anche lei. Adesso la metti giù qui, fatti mettere giù qui e ci giriamo sul pancino. Allora, Winter vuole trovare un regalo di compleanno per il suo capo, ma non può assentarsi dal lavoro per comprarlo. Cosa deve fare Winter? Io direi che crea un regalo. È un fenomeno nel ricavare regali riuscitissimi da una combinazione di graffette. Chissà che meraviglia, elastici e carta da fuoco. Copy. Il capo è davvero impressionato dalla sua inventiva. Bene, aumento, ma tanto non ci sono promozioni. No, no, no. Metti, no, non me la metti a letto. 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 No, non me la metti a dormire. Non ha sonno la bambina. No, lo vedi che urla come una pazza. Lei non vuole star da sola, vuole sempre stare in braccio. Ma cosa ti ridi? Tua figlia sta urlando, cosa ridi? Prendila su. Guardala che occhi azzurri che ha sta bambina, è bellissima. Solo che è veramente una piaga. Sta bambina è una piaga, mai più bambini intensi. Allora ti svegli, amore? Ti svegli o ti devo rimpostare? Ok, prendi in braccio. Ok, dorme, va bene. Allora vatti a fare un pisolino anche tu. Fai un pisolino. Lei è al lavoro e noi ci vediamo quando torna dal lavoro. Vediamo cosa deve fare. Vediamo se è salita un po' con lo snowboard. Insomma. È lunga, sta cosa. La terza gallina è saltata fuori. Qui ce ne sono due. Ma nessuno mi cova l'uovo? Qualcuno sta covando. Gallina nera, ma non c'è. Non c'è la terza gallina, io non saprei. Ordiniamone una, cosa ti devo dire? Acquista polli, acquistiamo una gallina bianca, facciamo bianco-nera. Ok. Qualcuno me lo cova quest'uovo? Eccola qua, tempo mancante alla schiusa, un giorno, gallina bianca. Ok, poi mi ingegnerò per trovare dei nomi. Tu sei andato a nanna e lei ha smesso di urlare. Poi c'ha una vocina che ti penetra i timpani proprio. Ho aggiunto le tende, non le avevo messe, non avevo messo queste che mi lasciano la stanza un po' meno appesantita. E niente, aspettiamo che torni Winter e vediamo con che incarichi. Oh, Winter c'ha il telefono. Oh, ma guarda, November ha chiamato, ma pensa un po', che novità. Ok, adesso tu sei sveglio, mi spegni il camino, così dovevi spegnerlo due volte. Ok, per la paura del fuoco seleziona spegni. Non l'hai ancora passata la paura del fuoco. Ok, allora cucinare tu hai fatto al 100%? Sì, completato. Adesso mangi quello che hai cucinato. Va bene, finisci sto pezzo di torta qui, mangia fetta di torta e aspettiamo Winter. Magari facciamo una seratina al bar, lasciamo la bimba all'asilo, così non dobbiamo ascoltare i suoi urli, andiamo a prenderci un aperitivo al bar. Ed eccoci all'Izakawa, non so che cosa. Allora, ordiniamo
paga lui perché lui si sente, ordina una bevanda, bevande di gruppo. Vediamo con cosa possono brindare alla loro felicità, soprattutto di essere andati anche a conoscere i due nipoti perché non conoscevano Sirikit, forse sì, Winter l'aveva conosciuto, ma di sicuro Mare di Fuoco direi di no, 38, buio e tempestoso. Ma di sicuro non conoscevano Bin, quindi sono molto felici di... Ele, oh, se non fai ginnastica tu stai male, vero? Va bene ragazzi, io direi di concludere qui. C'è anche la serata dei fantasmi, mi sa. No, forse no. Eccoli, hanno ordinato. Guardate che c'è una vecchia conoscenza. Eccoli lì. Guardate che seno che ha lei, a furia di allattare, eh? Bene, adesso si bevono un qualcosa. E niente. E io faccio una foto mentre loro bevono qualcosa. No, perché? Perché vi mettete lì che non vi vedo? Ecco qua. Ok. No, fermi, no, per carità divina. Cos'è che hai? Io non vorrei che si vedessero tutti i Plumbob. Ecco. Va bene, dai. Ok, la foto ce l'ho più o meno. Quindi adesso brindate se ci riuscite. Tu non bevi, Darren? No, avete già bevuto tutti. Non brindi? Oh mamma, il barista non è granché. Sono sicura che se venisse qui Francesco farebbe molto di meglio di questo bartender. Va bene, dai, ragazzi. Oh, Darren parla con Inata Nakano. Saluta Inata Nakano e stai con la tua donna. Bene, dopodiché davvero adesso vi saluto, la bimba è all'asilo, vero? Non è che me l'hanno portata via, chissà gli urli che fa all'asilo, lei che ama stare in braccio. Oh, questo ragazzino qui tutto truccato, quanto è carino, ma quanto è carino. A me non dispiace, l'uomo che ha un po' di rimmel, però questo qui anche il fard, è un po' troppo forse il fard. Il rimmel e il mascara mi stanno bene, e il fard forse è un po' eccessivo. Vabbè, ragazzi, sto divagando troppo, questi due fantasmi si baciano. Oh mio Dio! Chi sono? Yusuke Inoue con Felix Psyded. Infatti è un po' psycho lui. Ciao a tutti. Ciao ciao. Oh, anche lei fa amicizia con Inata Nakano. Ciao ciao.